Ciao Pezzolli! Allora sono tornato di nuovo con il cellulare a fare video perché sono di nuovo in super mega iper stra di corsa. Ieri è stata una giornata atroce, ho lavorato 11 ore perché abbiamo fatto l'allestimento del negozio, perché oggi sarà ci sarà l'apertura ufficiale del negozio e quindi ieri abbiamo dovuto fare tutto, il che vuol dire posizionare e spacchettare più di 1000 occhiali, riprezzarli uno per uno tutti quanti e poi tutte le lenti a contatto posizionare per bene, soluzione salina, accessori vari, poster pubblicitari, poster promozioni, attaccalo qui, mettilo qui. Insomma, vabbè, è stata una giornata atroce e infatti sono di nuovo stanchissimo. Guardate che belli occhietti gonfi che ho, guardate lo sfogo che mi sta venendo qui. Tutto dovuto a stanchezza, stress, il caldo che assolutamente non aiuta, anzi. E però vabbè, insomma, meglio così. Diciamo, sì, pensiamo in positivo, assolutamente meglio così, senz'altro. Comunque, sono qui per fare un video tag, come avrete letto dal titolo, un altro video tag. Spero di tenere il cellulare il più fermo possibile. Ci sarà una ripresa del cazzo, mio Dio, davvero una faccia atroce. E questo tag si intitola Cosa non ti piace? Cosa non ti piace? Ideato da Sorellina e Labina. Le saluto entrambe. Ma ciao! E vi lascio nell'info box il loro link al canale. Sono quante domandine sono? 15 domande, l'ultima è tagga, ovviamente, quindi non so se la farò. Comunque 15 domande. Scusate, cominciamo a muovermi. E direi di cominciare subito. Allora, cosa non ti piace delle persone? Diciamo che sarebbe meglio che la domanda fosse cosa ti piace delle persone? Io odio tutte le persone. Tutte. Allora, sono una persona alla fine abbastanza socievole. Cioè, sì, non saprei neanche io. Perché sono molto diffidente sulle prime. Ma in una situazione dove so che c'è da parlare comunque con le persone, parlo con le persone. A voglia se parlo. Però, finché si limita a poche ore, ok, poi le persone, tutte o quasi tutte, cominciano a starmi un po' sul cazzo. Cioè, davvero, avendo a che fare con le persone magari sempre, 24 ore su 24 per un po' di giorni, mi stanno sul cazzo. Non c'è niente da fare. E tutto. Perché io sono abituato ai miei ritmi, alle mie abitudini, che per me sono vitali, me ne rendo conto che, voglio dire, bisognerebbe anche scendere a compromessi, ma al momento non ne ho voglia, e quando sarò pronto a farlo lo farò, al momento no. E quindi le abitudini di altre persone, o gli orari di altre persone, o i tempi delle altre persone, mi stanno sul cazzo, parecchio, parecchio sul cazzo. E quindi direi tutto, sì. Poi, cosa non ti piace della tua università o del luogo in cui lavori? Beh, è come, voglio dire, farsi terra bruciata. Io mai dirò cosa non mi piace del mio lavoro, perché se qualcuno disgraziatamente dovesse guardare questo video, ce l'avrei interciappo. E quindi no, non direi mai. Poi lavoro lì da un mese, quindi ancora non ho potuto appurare che cosa mi piace o cosa non mi piace, insomma. Quindi taccio che è meglio. Cosa non ti piace dei libri? Tutto, io non leggo. Non mi piace leggere, faccio una fatica atroce a leggere e quindi non compro libri, perciò non mi piace praticamente niente, tranne l'odore di alcuni libri. Io annuso sempre le pagine di qualsiasi libro e quello mi piace. Per il resto, anche chi se ne insomma. Cosa non ti piace di te stesso? La testa di cazzo. La pigrizia, la cocciutaggine, il fatto che mi innervosisco molto facilmente, il fatto che poche volte mi faccio andare bene le cose, la troppa sincerità che da un lato è positivo ma dall'altro è negativo. Cosa non mi piace di me? La mia pancia, le mie maniglette dell'amore, le gambe storte, cos'altro non mi piace? Le mie occhiaie, i miei nei,
Cioè, no, potrei davvero andare avanti all'infinito, quindi è meglio che la finisco qui. Molto non mi piacerebbe, davvero molto. Poi, cosa non ti piace dei film? Devo dire che ho visto questo video fatto anche dalla Stefani, Stefani 1986, e sono d'accordo con lei, cioè i film che non finiscono. Dammi una cazzo di fine a sto cazzo di film. E quindi odio quelli, cioè che ti lasciano così. Cioè io non voglio immaginare le cose, non voglio dare il finale che secondo me è meglio. Io voglio il finale, l'unico finale che deve esserci, punto. Mi sta sul cazzo davvero che non ci sia la fine o che io mi devo immaginare la fine. No, per quale motivo? Cioè se guardo un film è perché non voglio immaginare niente, se no mi farei il mio film mentale, porca troia. E quindi dammi un cazzo di finale. Odio quello, se no dei film odio i film quelli comici ma stupidi, cioè, che molti ritengono comici ma io ritengo assolutamente stupidi, tipo Ace Ventura o Jim Carrey in generale, io lo odio da morire, odio quelli che cercano di far ridere facendo le facce. Jim Carrey fa così, io lo odio da morire, cioè non mi fai ridere, mi fai solo pena, cioè poverino, mi fai pena e non la trovo comicità, quindi odio quello, insomma, in generale, un po' dei film. Cosa non ti piace di Facebook? Il fatto che le altre persone si possono fare i cazzi tuoi. Ora, è anche vero che sì, se li possono fare, ma diciamo in parte, perché comunque tu eviti di pubblicare qualcosa, eviti di pubblicare ciò che ti può infastidire che le altre persone sappiano, e insomma, scusate, mando davanti, ma devo, ecco. E, ma direi quello. Per il resto, nient'altro, non saprei, per il resto non saprei davvero. Boh, non lo so, io non sono una persona che si fa i cazzi degli altri, cioè non me frega proprio niente. Io vado su Facebook per vedere se ho delle notifiche, se ho delle notifiche bene, se no esco. Non sto a scorrere la bacheca, non me ne frega davvero un cazzo. Così per Instagram, vado, guardo se ho delle cose. Ma no, Instagram è già diverso perché alcuni fanno delle foto carine, quindi magari ogni tanto me le scorro. E vabbè, insomma, in generale comunque questo. Cosa non ti piace di YouTube? Beh, il fatto che hai a che fare con una vasta gamma di persone, con intelligenze diverse, con stupidità diverse, e alcuni sono proprio stupidi, teste di cazzo, e voglio dire, come si può combattere con la stupidità e con l'ignoranza? Non si può. In più, scrivendosi c'è davvero una cosa atroce, perciò ti trovi dei commenti assurdi e stupidissimi, davvero stupiderrimi, al quale provi a rispondere, ma voglio dire, cioè già le persone quando hai a che fare faccia a faccia sono ignoranti, puoi dire quello che vuoi e continuano ad essere ignoranti, ma figurarsi a chilometri di distanza e cioè, che cazzo vuoi che ne freghi poi anche le persone delle tue risposte, quindi un po' quello, insomma, un po' lo schifo umano che viene fuori, ecco. Cosa non ti piace del Natale? Io adoro tutto del Natale. A me piace tanterrimo il Natale. Lo odiavo quando lavoravo nel negozio di foto perché entravano milioni di persone al giorno e facevo 7 giorni su 7, 11 ore al giorno. Vabbè, insomma, una mole di lavoro atroce. Lì l'ho odiato il Natale, devo dire che l'ho odiato. Ma poi fondamentalmente lo amo, tranne la massa di persone per le strade, tu non riesci neanche a passeggiare tranquillo, o comunque a muoverti se non tirando gomitate o pogando. E direi quello, insomma, sì. Poi, cosa non ti piace della cucina? I cibi piccanti? I cibi troppo elaborati? Preferisco le cose un po' più semplici. Il pesce in generale non mi fa impazzire, tranne i crostacei, ma comunque non ne mangio. La carne rossa non mi piace per nulla, infatti non ne mangio. E boh, che altro? Boh, niente, direi quello. Cosa non ti piace di questa stagione? Tutto. Oramai lo sanno tutti, io odio in una maniera atroce. Se provo. Oh, sto così. Io odio in una maniera atroce, l'estate. Ma proprio odio il caldo, odio la giornata lunga, odio la giornata soleggiata. Io sono proprio uno da tipo davvero vampiro, cioè a me piace il buio, a me piace la giornata fredda, piovosa, cioè proprio classica invernale. Quindi odio davvero tutto di questa stagione. Sto facendo il conto alla rovescia perché siamo ad agosto
E si suppone che dopo il 15 d'agosto un minimo, cioè le giornate già sono, come dire, viene buio prima, però si suppone che dopo il 15 d'agosto ci sia un calo, no? Che poi non è vero, perché solitamente agosto è bastardo, molto bastardo, e per esempio doveva essere un po' più fresco ad agosto, invece ci sono questi giorni in cui si muore di nuovo di caldo. Vabbè, insomma, non mi sto a dilungare, l'ho già detto troppo, odio tutto, qualsiasi cosa di questa stagione. Cosa non ti piace della musica? Beh, è difficile che non mi piaccia qualcosa della musica. Bah, le canzoni troppo ripetitive, cioè adesso tendono ad essere un po' tutte tanto, 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 tanto ripetitive. E alcune mi fanno proprio schifo. Insomma, diciamo che si è un po' standardizzati su uno stile di musica che mi fa un po' cacare in generale. Però, vabbè, è comunque meglio di niente, potrei morire io senza musica. Poi, dov'è? Cosa non ti piace del mondo in generale? Lo schifo più totale, l'opportunismo, e quindi la falsità, le cospirazioni, il fatto che tu pensi di essere libero, ma non lo sei affatto libero, cioè, proprio per nulla. Vabbè, insomma, tutto il mondo fa schifo, diciamocelo chiaramente, cioè fa proprio schifo. O hai i mezzi comunque per godertelo, che continuerà a far schifo, ma comunque te lo puoi godere. I mezzi sono dei grand money. Se non hai dei soldi non vai da nessuna parte e quindi ti devi accontentare della vita che hai, che fa schifo, e quindi il mondo in generale sì, fa schifo, ma proprio anche la condizione umana al quale siamo obbligati, cioè fa schifo, pensateci qua razionalmente, cioè fa schifo. Uno vive per lavorare, si fa un culo della Madonna per sopravvivere fondamentalmente, e fa schifo. Schifo. Cosa non ti piace del tuo partner? Qui ho interrotto perché stavo continuando a dire che schifo, il mondo fa schifo, cioè fa davvero schifo. E quindi ho pensato bene di tagliare perché sennò insomma che due coglioni, ecco. E allora, appunto, cosa non ti piace del tuo partner o della tua partner? Io sono single, quindi non saprei. In passato non mi piaceva, ma un po' quello che ho detto prima dell'essere umano, cioè dopo un po' mi cago il cazzo e mi rompo i coglioni. Sono fatto male, ma non ci posso fare nulla. Cosa non ti piace? No, scusate. Ah, vedi, non ti piacerebbe nel caso ne avessi uno. Ok, beh, ho risposto. Cosa non ti piace di questo tag? Cosa non mi piace di questo tag? Ma nulla, un po' come tutti. Scusate, mi stanno arrivando mille notifiche che tolgo. Tolgo. Ok. No, come tutti i tag sono domande normalissime, io opto più per i tag un po' più particolari, con domande un po' più trash, un po' più provocatorie, insomma. Però, ma niente, è un tag normale, solito. Ultima, ecco, tagga delle persone che non ti piacciono. La Stefania ha taggato me, ovviamente, perché gli faccio schifo, io taggo lei perché mi sta sul cazzo in una maniera spropositata. E chi altro taggo? Io taggerei davvero le persone che non mi piacciono, ma... Poi mi spiace, insomma, si creano situazioni che non voglio crearmi perché ce l'ho per il cazzo e non ne ho proprio voglia. E quindi chi taggo? Non so, taggo una sola persona, taggo la Vergine d'Orecchie, non perché non mi piaccia, ma perché so che è molto infastidito quando uno lo tagga nei tag, e quindi io ti taggo, cara Vergine d'Orecchie. E basta, non taggo nessuno perché non ho voglia di pensare che taggare. Niente, video tag finito. E scusate la ripresa come al solito del cazzo, ma era l'unico modo per fare, insomma, sto video. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bacio, abbraccio, ciao, pezzini!